Figlio, non fare il male, perché il male non ti prenda, allontanati dall'iniquità, ed essa si allontanerà da te. Figlio, non seminare nei solchi dell'ingiustizia, per non raccogliere sette volte tanto. Non domandare al Signore il potere, né al Re un posto di onore. Non farti giusto davanti al Signore, né saggio davanti a Lui. Non cercare di divenire giudice, che poi ti manchi la forza per estirpare l'ingiustizia. Altrimenti temeresti alla presenza del potente e getteresti una macchia sulla tua addirittura. Non offendere l'assemblea della città e non degradarti in mezzo al popolo. Non ti impigliare due volte nel peccato, perché neppure di uno resterà impunito. Non mancarti fiducia nella tua preghiera e non trascurare di fare l'elemosina. Non deridere un uomo dall'animo amareggiato, poiché c'è chi umilia e innalza. Non fabbricare menzogne contro tuo fratello, e neppure qualcosa di simile contro l'amico. Non volere in nessun modo ricorrere alla menzogna, perché le sue conseguenze non sono buone. Non parla troppo nell'assemblea degli anziani, e non ripetere le parole della tua preghiera. Non unirti alla moltitudine dei peccatori. Ricordati che la collera divina non tarderà. Umilia profondamente la tua anima, perché castigoni del tempio sono fuoco e verde. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Abbiamo ascoltato queste splendide parole del libro del Siracide che ruotano un po' intorno a un tema fondamentale, stare lontano dal peccato in modo particolare, dalla brutta cosa della menzogna, più un'altra serie di corollari di sapienza molto profondi. Ecco, ci staremo accorgendo, il libro del Siracide è un libro bellissimo. Chiunque, penso che accostandosi a queste parole, anche senza avere grandi né cultura biblica ma neanche cultura generale, può trarne argomento di meditazione. È un ottimo testo per imparare ad accostarsi un pochino alla Sacra Scrittura ed anche per imparare un po' personalmente a meditarci un po' sopra durante questi momenti che il Signore ci concede. La meditazione è sempre nella prima parte guidata, poi certamente nel silenzio abbiamo tempo e modo anche noi di tornare su tante cose. Ma veramente il libro del Siracide, a mio avviso, tra tutti i libri sapienziali è il più facile di tutti. Molto lungo, prima di leggerlo tutto sono 51 capitoli, quindi c'è parecchio da lavorarci sopra, e molto semplice. Ecco, chi è che non comprende una frase? Figlio, non fare il male perché il male non ti prenda. Ecco, questa non è semplicemente la saggezza popolare, questa è proprio sapienza soprannaturale. Fare il male significa farsi male, detto in altre parole. Perché oltre alle cose che sono minacciate anche in questo testo, per esempio non unirti alla moltitudine dei peccatori perché la collera divina non tarderà, e questo è anche un pensiero che ci deve dare sempre grande speranza e consolazione. Noi viviamo un tempo che sembra aver dimenticato Dio e dove se ne vedono in continuazione in tutti i colori, infatti anche ad alti livelli, abomini e cose gravissime, ecco, diventare permesse o addirittura garantite dalle leggi di tanti stati. E il nostro cuore può vacillare, può dire: ma Signore mio, tranquillo, tranquillo. Tutte le persone che si rendono responsabili di queste cose, San Giovanni Paolo II, penso che tutti ricordiamo quello che disse ai mafiosi: convertitevi, perché anche per voi verrà il giudizio di Dio, ma il giudizio di Dio viene per tutti. E il giudizio di Dio per chi cerca di vivere in comunione con Lui
è un momento certamente da attendere con timore, ma non con il terrore, perché noi ci abbiamo provato, si spera, insomma, a fare quello che Dio vuole, che non ci siamo riusciti troppo bene. Speriamo che il Signore sia misericordioso, devono temerlo quelli che invece hanno fronteggiato nostro Signore, hanno sfidato nostro Signore, hanno irriso nostro Signore, si sono messi sotto i piedi Lui e le sue leggi. Quindi, però, non solo per questo non bisogna fare il male, quindi perché la collera divina non tarderà. La giustizia umana non solo può tardare, ma può anche stravolgersi quando, ecco, le culture si corrompono, i costumi si corrompono. Ma il fare il male ha il castigo in se stesso. Se fai il male, ti fai il male. Ti fai male e ti scateni contro il male. Ecco, solo su questo versetto, ecco, se ci stessimo a riflettere assai, ci penseremmo molto bene, perché purtroppo il diavolo può fare il male agli uomini nell'illusione che se uno fa il male poi starà bene, ma questa è una menzogna. Ecco perché in questo testo si ribadisce più volte: lontani dalla menzogna, perché la menzogna è la caratteristica dell'angelo ribelle, mente. In continuazione, e ogni volta che noi dovessimo, Dio non voglia, mentire, e ci rendiamo simili all'angelo ribelle. Le bugie non si dicono mai. Io ricordo e ne rendo molto volentieri testimonianza, perché era vero, che il caro Cardinal Petrocchi, a noi giovani seminaristi e poi giovani preti, raccomandandoci sempre la sincerità, candidamente ci confessava: io le bugie non le dico mai. E non era una persona superba. Cardinal Petrocchi è proprio l'immagine dell'umiltà e della semplicità, pur essendo molto, vi assicuro, ecco, dotato di tante cose, non solo di cultura ma anche di tante cose, è molto dimesso, molto umile, però confessava candidamente: io le bugie non le dico mai. Non sempre vi dico tutto, e non sempre dico tutto, perché dire tutto non è cosa prudente. Dire quello che si pensa, molti parlano e sparano a destra e a manca, perché è un'altra bugia. Dico quello che penso: pane al pane, vino al vino. Non sono ipocrita, non sono un fariseo. Ecco, però il problema è che c'è un detto, anche questo di ispirazione biblica, che dice che lo stupido, o lo stolto, come si preferisce, dice quello che pensa, mentre il saggio pensa a quello che dice. Se dirlo o se non dirlo, se è prudente o se non è prudente, quali conseguenze possono avere le nostre parole. Perché una volta che una parola è detta, specialmente se quella è una parola inopportuna o peggio, una parola che fa male, una volta che uscita, è uscita. E sì, verba volant, ecco, ma prima di volare fanno male e producono qualche danno. Poi certamente possono anche volare, insomma, nel senso che non ne resta traccia documentale, ma non bisogna dirle quelle che non si devono dire. Allontanati dall'iniquità ed essa si allontanerà da te. Questo vale sotto tutti i punti di vista. Se noi agiamo rettamente, santamente, giustamente, le persone che hanno scelto un altro stile di vita, state tranquilli che si allontaneranno da noi. State tranquilli. Perché rimane sempre vero che abbiamo ascoltato qualche giovedì fa che come uno è, tale sarà il suo amico. E se io cerco di essere santo, ecco, mi si avvicinerà a chi condivide questo mio ideale, non certamente una persona che ha scelto di fare il furbo o di fare il dritto, come si dice nel parlare comune.
Ancora, non seminare nei solchi dell'ingiustizia, attenzione, per non raccoglierne 7 volte tanto. Attenzione, queste non sono minacce di punizioni divine, eh? Attenzione. Se tu fai una cosa ingiusta, te ne verrà 7 volte tanto. In automatico, cioè non è che ci sta... Non è che il nostro Signore dice, ah, siccome hai fatto questa cosa ingiusta, mo te ne mando 7 contrarie. No, no, no. Questo è un processo che si innesca in automatico. Appena tu fai una cosa di questo genere, ti attiri contro di te questa maledizione, questa minaccia, questa imprecazione. Non seminare nei solchi dell'ingiustizia per non raccoglierne 7 volte tanto. Alcune cose che non si domandano. Al Signore il potere è una delle cose che non bisogna mai chiedere. E da qui bisogna stare alla larga. Il potere, le ricchezze e i piaceri sono cose a cui bisogna fare molta attenzione. Le 3P: potere, possedere e piacere. Perché sono cose pericolosissime. Perché avere potere sul prossimo, chi ci assicura che noi siamo in grado di esercitare bene il potere per il bene del prossimo? E che gli andiamo a raccontare al nostro Signore se abbiamo malamente esercitato il potere, se dalle nostre cose, dalle nostre scelte sono arrivate sofferenze, danni per il prossimo? Preghiamo molto, come ci ha raccomandato anche recentemente di fare il Papa, per tutti coloro che hanno potere, sia nella Chiesa che nel mondo. Perché su di loro, se ricordiamo quello che abbiamo letto nel Libro della Sapienza, incombe un giudizio severo. Avere potere significa soltanto avere delle grosse responsabilità e basta. E chi di noi è capace di discernere con certezza quello che è bene per gli altri? Quando spesso e volentieri non siamo buoni nemmeno a discernere quello che è bene per noi stessi. È il potere anche diventare giudice. Posso raccontare una cosa che mi raccontò il mio caro amico, figlio di magistrato, mio collega universitario un tempo, che una volta partecipò a un corso di preparazione per quelli che volevano fare il concorso in magistratura e sentì purtroppo un rappresentante della magistratura dire: che cos'è il potere? Vero potere. Fare il governante, fare il capo di Stato, fare il capo di governo, no. Il potere è fare il magistrato, perché tu c'hai davanti una persona e sai benissimo che firmi una carta, prendi una decisione e tu la puoi rovinare o la puoi salvare. Questo è il potere. Sono parole veramente agghiaccianti. I giudici... Chi fa questo lavoro qualcuno lo deve fare, ma lo faccia come lo facevano i santi magistrati cristiani, tipo il beato Contardo Ferrini, che è un magistrato, un giurista che è diventato santo, insomma, beato per ora, però insomma ci arriverà anche a diventare santo. Ma cioè, i giudici devono ricordare che sono sottoposti a un giudice più grande di loro e devono stare molto attenti a quello che fanno, ad osservare una rigorosissima giustizia. Perché dovranno rendere conto di quello che hanno fatto. E non devono temere dinanzi ai potenti. Ecco. Poi ci sono le esortazioni un po' più vicine, quelle con cui concludiamo questa breve meditazione. Non ti impigliare 2 volte nel peccato. Si dice anche tra noi uomini, no? Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Possiamo cadere, ecco, ma ricadere già è un problema, perseverare è un grosso problema. E qui c'è una minaccia, pure di uno resterà impunito. La punizione, una, è quella che abbiamo già visto, è incitare il peccato stesso, ma poi c'è anche quella che dipende dalla giustizia divina, perché c'è anche quella, non è che quella non c'è. E il nostro Signore ce l'ha detto, nemmeno un trattino o uno iota passa dinanzi ai suoi occhi, così come al contrario. Perché la giustizia vale per il male, ma vale anche per il bene. Gesù ha detto: anche un bicchiere d'acqua non sarà senza ricompensa.
La giustizia è dare a ciascuno il suo, dicevano i romani, quello che si merita. Se ha fatto il bene, il premio. Se ha fatto il male, la pena. E così sarà. Poi non mancare di fiducia nella tua preghiera. Sempre fiducia nella preghiera, che tutto ottiene verso il cuore di Dio. E non trascurare di fare l'elemosina. Stiamo festeggiando i Santi Cosme e Damiano, non è che facevano l'elemosina, tutta la loro vita era un'elemosina ininterrotta. Più elemosine facciamo e meglio è. Se possiamo, cerchiamo di essere larghi nel dare, perché ne avremo 100 volte tanto in questo mondo, non ci mancherà mai niente, e grandi ricompense in cielo. Un uomo dall'animo amareggiato, anche se se lo merita di essere amareggiato perché ha fatto qualcosa di brutto, non va deriso e non bisogna gongolare, poiché c'è chi umilia e innalza. Il nostro Signore in questo momento lo sta umiliando un po', ecco, attenzione che potrebbe capitare anche a noi. Delle menzogne ne abbiamo già parlato, le menzogne ci rendono simili al diavolo e non bisogna, attenzione, in nessun modo ricorrere alla menzogna, in nessun modo e per nessun motivo, né piccola né grande. E infine, quello che possiamo cominciare a fare adesso, che comincia il silenzio, umilia profondamente la tua anima davanti a Dio, non davanti agli uomini, perché castigo dell'empio sono fuoco e vermi. Il Signore non ci costringe a farci piccoli davanti a Lui, a riconoscere la sua grandezza, ad obbedirgli. Non ci costringe, ma sicuramente tutta la Sacra Scrittura, l'Antico e il Nuovo Testamento, all'empio. L'empio significa letteralmente l'uomo non pio. L'uomo non pio è l'uomo senza Dio, detto in un termine comprensibile. I senza Dio, quelli che fanno come se Dio non esistesse e fanno tutto come gli pare. Gesù anche nel Vangelo avrebbe detto fuoco e vermi, la genna dove il verme consuma e il fuoco arde in eterno. Il verme non muore e il fuoco non consuma. Il rimorso eterno, ecco, il tormento da cui non ci si può in nessun modo sottrarre. Ecco, nel silenzio portiamo tutto questo davanti al Signore, trasformandolo in preghiera personale davanti a Lui. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.